riflettuto, Yuri. Ma che? Garantire che l'ordine è un... Come sta questo? L'infaticabile Spider-Co. Qualcuno vuole un gelato? Ve lo offro io. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man. E qui sono io che abbiamo incominciato in grande stile proprio. Cioè, una cosa strana. Ma vabbè, cioè non si vedono cose strane nel mondo. Cioè, proprio non siamo contenti. Queste sono, vabbè, le varie, diciamo, antennucce che ci sono da... sarà difficile. Oh, fatto. Mamma mia. Livello 3. Accidenti. Non voglio che la gente faccia foto ai miei tre peli sul petto. Gli strumenti per riparare il costume sono al laboratorio. Chissà se Doc è già andato via. Dottore, com'è andata con la commissione? Mi spiace di aver fatto un casino. Niente affatto, Peter. Sono solo nervosi per l'imminente trionfo. Si calmeranno, come sempre. Torno al laboratorio per riordinare. No, stavo comunque andando a cena. Rimandiamo a domani. Una breve pausa prima di tornare a progettare il futuro. Ok. Vorrei che l'ottimismo di quell'uomo fosse contagioso. Comunque per oggi è finito. Posso lavorare tranquillo al mio costume. Quindi ora dovremmo... dico dovremmo... aggiustare il nostro costume. La nostra tuta. Per questa sera, Doc, sembra aver finito. Posso dedicarmi al mio Spider progetto. Sembra. E poi ovviamente queste altre cose che stanno in giro le vedrò meglio da solo. Così. Perché vorrei fare l'essenziale in queste puntate. Parker! Aia! Dottor Octavius! Che cosa ha lì? Cinese? Avessi saputo che eri qui. A che stai lavorando? Un progetto personale. Oh. Ma certo. Sei tu. Io non so di cosa... Andiamo, Parker, è chiaro come il sole. Mi lasci spiegare... Perché non me l'hai detto prima? Avrei voluto. Ma se si sapesse, la mia famiglia si troverebbe in pericolo. Ah. Certo. Visto che sei l'ideatore dei suoi costumi, sei un bersaglio anche tu. Vabbè. Esatto. Tranquillo. Resterà un segreto. Va. Ti lascio lavorare. Non ha capito niente qua. Cioè, ha capito tutt'altro. È come quando è nel film di... cioè, insomma, come anche nei fumetti. Cioè, pensavano come se lui fosse il... che poi, faceva le fotografie a Spider-Man, sì. Però pensavano tutti come se... Doc non voglia licenziarlo. Peter Parker fosse, appunto, quello che faceva le fotografie e basta. Peter, il tuo ruolo di progettista del costume di Spider-Man... la definizione corretta? È la conferma delle tue doti di uomo e collega. Per quanto dedito al lavoro, trovi sempre tempo per gli altri. Spero non ti offenderai, ma ho notato che il costume è danneggiato e mi sono permesso di apportare alcune migliorie. Ti allego un paio di idee che potrebbero aiutarti a perfezionarlo, aumentando al contempo la protezione di Spider-Man, il cui contributo alla città è enorme. Non vedo l'ora che il nostro lavoro dia gli esiti auspicati. Insieme cambieremo il mondo. Il tuo collega e amico, Otto. Ragno bianco, eh? Non mi dire che adesso... Wow! Quindi adesso abbiamo questo costume qui. Ma quindi quello là... quello che... aveva inizialmente... l'abbiamo aggiustato oppure no? Boh. Ma c'è bello. Mo siamo tutto un altro Spider-Man, cioè. Vabbè. Cambia il costume, ma
resta sempre. Permesso, sono in ritardo! Fate largo! Caro dottor Octopus. Buongiorno, New York! Però, nuovo costume, caro dottor stesso eroe. Octavius, il design non è affatto male. Mi piace moltissimo. Spider-Man, ho scoperto come gli uomini di Fisk tengono in piedi i suoi affari. Usano i cantieri. Non li hanno chiusi dopo l'arresto? No, è un'attività legale. Coinvolge più investitori. Non possiamo intervenire senza un motivo. Ma ora ce l'hai, giusto? Per questo speravo potessi controllare i cantieri e avvertirmi se noti qualcosa di sospetto. Contaci, sarò il tuo Spider-Man ficcanaso di quartiere. Fatto sta che sono rimasto qui in mezzo ai palazzi. Yuri, mi trovo in un cantiere di Fisk ed è pieno di tizi che sembrano tutto tranne che muratori. Cosa stanno facendo? Ballando. Beh, intendo scoprirlo. Ballando con le stelle. Messaggio da Doc. Guarda. O sulle stelle, sulle nuvole proprio. Però non smette mai di inventare. Chiamato FS. Wow. Vabbè. Direi che può funzionare. Ottimo, Doc sarebbe orgoglioso. Eccoti lì. Mannaggia. Sono in vena di massaggio. Prendi giù e combatti da uomo. Impara a portare rispetto. Kumba. Ti piace così, ragno? Mannaggia. Ole. Beccatevi questo. Oh. Di che cosa è fatta questa roba? Spider-Man, mostriamogli con chi ha a che fare. Madonna, ma ti faccio vedere io. Combatti da uno. Forza, prendiamolo. Vedete, ragnatele. Mannaggia! L'ho colpito, solo che ci siamo colpiti a vicenda. Oh! Odio questa roba! Ti devi arrangiare. Oh oh, eccone altri. Oh! Che cavolo è quella roba? Spider-Man, abbiamo beccato 4 trafficanti d'armi nel raggio di 3 isolati da quel cantiere. Commercio di armi. Vedrò di bloccarlo alla fonte. No, cavolo. Beccati questo. E anche tu. Colpo di grazia. Ma che colpo di grazia? Se l'è andata a cercare. Che me la sono andata a cercare non è vero, perché io non cercavo niente. Mostriamogli con chi ha a che fare. Ho sbagliato, volevo prendere quest'altra cosa. Fatemi sotto. Verrai con noi, uomo. Per Fisk è lo stesso. Oh, e allora lo tiene fessato. Bro! Eccone altri. No, c'è qualche tipo di problema, eh.
Ah, veramente, veramente, veramente. Grazie al mambo. Qua il joystick stava tutto rincitrullito. Oh, con calma. Facciamolo con eleganza. No! Madò. Si prega i signori passeggeri di stare calmi. Perché sono? Mannaggia! Ah, e tu? Vieni. Da ora in poi non fare più male a nessuno. E questo sicuramente sì. Farà male a qua. Forza! Dobbiamo fermarlo! Aia, 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 acqua passata. Ma non a quello. Oh, ok. Carica! Oh, a chi carica? Mani fermo. Oh! Prendiamolo! Era ora. Però ti devi stare calmo, eh. Non è che è tutto sta a furia. Tu devi proprio essere fatto fuori. Ha preso Davey! Deve esserci un modo per fermarlo! Aia! Oh! Ti insegno io a portare rispetto! Qualcuno vuole... Qualcuno vuole un gelato? Ve lo offro io! Ah, che gambe! Il capo ne ha abbastanza di te! Io ne ho abbastanza di voi! Non l'avrei mai detto, ma... Oh, Kumba! Con stu caspita di cozzo! Ecco! Ehi, altra gente! Aiuto! Benvenuti alla festa! Comprate dei calzini! Sta fra... Lanciungo! Addio! Di sedere per aria, cioè, senza parole. Tieni! No, tienitela tu, non la voglio. Ok, fino ad ora... Ma quello è svenuto? Oh. Completato, dopo 3 anni. Ma 3 anni buoni. Va, va, chiuso, sembra capitano. Un pacchetto regalo. L'abbiamo mandata di ragnatela. E qualcuno ha finalmente denunciato i colpi di pistola. Volanti in arrivo. Ottimo lavoro. Ma finalmente, l'anima vostra, mi avete fatto perdere criminali. Hai diversi cantieri in città, ma scommetto che sono altre coperture. Tieni gli occhi aperti e chiamami se vedi qualcosa di sospetto. Beh, sarà fatto. Se l'obiettivo è localizzare tutti i cantieri di Fisk, è il caso di ricalibrare il mio software di mappatura. Sarà sufficiente applicare una procedura di mappatura 3D alle foto di luoghi simbolici. E so da dove cominciare. Oh, no, il caro saltato. Vecchio Empire State. Amo questa città. Scattiamo una foto. Perfetta. La mappa dovrebbe essere ricalibrata. Okay, da quando ho lasciato il Bugle, fotografo poco. Ammetto che mi mancava. Devo fotografare altri luoghi simbolici. Ok, ce ne sono tantissimi... migliaia. Peter, sono Martin Lee. Volevo solo dirti che ci serve altro tempo per la festa di May. Temo che il fattorino con la torta sia bloccato nel traffico. Oh, nessun problema. Mi avvisi quando è pronto, la raggiungerò subito. Perfetto, a dopo. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, non l'avete ancora fatto. Noi intanto ci vediamo con la prossima puntata. Bella, ragazzi.